Andiamo a leggere il discorso di fine anno mio di Gioia Emilia Romagna. Cari italiani, quello di questa sera non sarà un discorso già sentito, parole già ascoltate. Per la prima volta un discorso di fine anno di un presidente della Repubblica si proietterà nel futuro, in un prossimo futuro. È bene capire che già da domani sarà un altro giorno, un'altra epoca. I posteri la chiameranno l'era della rinascita dell'umanità e quindi del mondo. In questo momento chiedo a voi italiani di chiudere in un cassetto virtuale tutto quello che fino a oggi, il 31 dicembre 2023, noi esseri umani abbiamo fatto in questo mondo e non dobbiamo più tirarlo fuori, mai più. Non è più compatibile con il mondo che verrà. Non posso elencare tutte le attività umane che non dobbiamo più considerare. Per questo ne prendo solo una, sicuramente la più importante, e parlo della nostra tanto amata Costituzione. Quel tesoro di regole e di buona civiltà che fino ad ora ci ha accompagnato nel formulare le regole, le leggi, che fino ad oggi ci hanno accompagnato nella vita pubblica. Dal 1 gennaio del 2024 non ci sarà più la Costituzione a dettare le linee guida del Parlamento. Infatti, l'attuale governo Meloni ha già provveduto a far mettere ai voti il cambiamento di alcuni articoli della Costituzione per far sì che si possa attuare il premierato. E cioè, come tutti sanno, maggiori poteri al Premier e minori al Presidente della Repubblica. Un uomo solo al comando, eletto dal popolo, che non avrà difficoltà a sceglierselo, perché chi si candiderà avrà un linguaggio semplice e convincente. Per fare un esempio, come quando Berlusconi disse l'ultimo giorno di campagna elettorale: se vado al governo, io toglierò l'ICI. E finalmente avremo governi stabili, efficienti e di comando. Ecco, questo è solo un piccolo esempio, anche se molto importante. Nella nuova era tutto dovrà essere sotto controllo. Ogni donna e ogni uomo dovrà sottostare ai requisiti richiesti dal nuovo governo. Se, per esempio, vuole andare a prelevare dei soldi, se deve fare delle visite mediche, se vuole usare la macchina, se vuole lavorare, se vuole fare dei bambini, se vuole divertirsi, se vuole andare al mare o in montagna, se vuole sposarsi, se vuole leggere certi libri, se vuole scrivere, se vuole filmare, se vuole registrare, se vuole mangiare, se vuole esprimere la propria opinione, eccetera, eccetera. Insomma, la nuova tecnologia 5G avrà la capacità quasi istantanea di stabilire ciò che l'essere umano potrà fare. E cosa no? Oppure, alla meglio, quali sono i giorni che potrà fare quella cosa e quali non potrà fare? In fondo, italiane e italiani, non è quello che desideriamo. In questo mondo non ci saranno più delitti, più furti, più tradimenti, più truffe, più bidoni lasciati in giro. Neanche più i bisogni dei cani. Tutto sarà in supervisione e in algoritmi,
analizzati in un batter d'occhio dal super computer Leonardo, costruito nell'area ex fabbrica del tabacco di Bologna. 60 tir ci sono voluti per trasferirlo e 6 mesi per metterlo in funzione. La nuova era della rinascita sarà possibile grazie a questa tecnologia. Non avremo più smog nelle città, perché solo certe macchine potranno circolare. Se non hai soldi, vai coi mezzi pubblici. Se per esempio devi operarti per un cancro ai polmoni, sarà gratuito solo per chi non fuma. Se vuoi andare all'università, devi avere degli accrediti dai governatori oppure abbastanza soldi per pagartela. Se vuoi aprire un'attività da solo, non potrai, perché ci si dovrà appoggiare ad una finanziaria o banca, la quale, se l'attività funziona, vuole parte dei guadagni. Se è in perdita, te la fa chiudere. Niente piccole proprietà private. Anche le case, nel tempo, diciamo entro il 2050, saranno consegnate al governo, che le distribuirà a chi se le merita. Quindi la nuova era della rinascita, semplicemente, potremmo spiegarlo come un grande gioco: più ti comporti bene, più il governo ti premia. Per questo non ci sarà più la malavita, e se qualcosa ci sarà, verrà deportata in un posto adibito apposta per chi non sta alle regole. E ci dovrà stare forse per tutta la vita. Questo serve da esempio a tutta la popolazione. Eccomi, e con questo entusiasmo vado a terminare il mio discorso di fine anno. Italiane e italiani, da domani tutti voi sarete protagonisti del nuovo mondo, il mondo del futuro, il mondo della felicità e benessere per tutti. Ma c'è un ma. Sì, perché per ottenere questo mondo migliore, un mondo che così facendo si incamminerà verso la società perfetta, noi italiane e italiani dobbiamo fare obbligatoriamente una cosa: andare a votare tutti alle prossime europee 2024. Tutti noi italiani, andando a votare, daremo un segnale forte di condivisione, accettazione dell'euro e dell'Europa, perché è da lì che sorgerà un'Europa di Stati Uniti, che con gli Stati Uniti d'America forgeranno la migliore civiltà del mondo, la società perfetta. Quindi, italiani, e concludo, andate a votare, diamo un segnale forte che il nostro popolo sta con l'Europa e l'America. Perché è l'Europa e l'America che ce lo chiede per un mondo migliore. Va là, che io non vado a votare proprio per salvare la nostra Costituzione, che non voglio che diventi una lapide. Buon anno a tutti, da Gioia, Emilia Romagna.